E finalmente ho deciso di aprire una rubrica dedicata al circo. Si chiama Libri di Circo. Infatti, in questa rubrica prenderò i libri che ho nella mia libreria e proverò a farvi riconoscere. Il primo libro che ho deciso di recensire è Luci della Giocoleria. Questo libro l'ho avuto due volte nelle mie mani, una prima volta nel 2003 quando l'ho comprato in un banchetto di Juggling Magazine e una seconda mi è stata regalata dal mio amico Marco nel 2005. È un libro che secondo me tutte le persone che sono appassionate di circo, di giocoleria o che vogliono sapere un po' di più sulla materia dovrebbero aver letto, una sorta di bignami sulla storia della giocoleria e del circo in generale. Il libro è edito da Stampa Alternativa ed è stato scritto da Aldo Serena e le illustrazioni sono di Karlheinz Zimmer, che tra l'altro è uno storiografo della giocoleria di fama mondiale. Troverete all'interno infatti alcune delle illustrazioni dell'archivio di Karlheinz che conta migliaia e migliaia di foto legate alla giocoleria e al circo in generale. È un libro di 150 pagine in cui sono citati almeno 350 giocolieri che hanno fatto la storia della giocoleria. Si inizia a raccontare i principi della giocoleria, 2000 anni ante Christum, fino ad arrivare alla giocoleria contemporanea. Per poi parlare dell'antica Roma, Bisanzio, Cina. Tra le cose più belle che potrete trovare in questo libro ci sono tantissimi aneddoti, come per esempio quello là di Stanislavski, il regista, che racconta come da piccolo volesse fare il direttore di circo, oppure la storia di Paul Cinquevalli che intorno al 1850 era diventato una star a livello internazionale. Racconta come tra le caratteristiche principali di Paul ci fosse quella di utilizzare durante i suoi spettacoli oggetti di tipo comune, stecche da biliardo, tavoli, piatti. Vi leggo un dialogo significativo fra il clown Clavero e Cinquevalli. Avrò bisogno di un altro po' di esercizio! Capisco! E ora suppongo ci vorranno altri 10 anni per imparare a sbagliare! Esatto! Oh, ma è deprimente! Perché? Non ci trovo niente da ridere, è spaventoso! La perfezione deve essere imperfetta perché possiamo apprezzarla. Il mondo può riconoscere le cose solo attraverso le difficoltà. Come sei saggio, Cinquevalli! Molto bella anche la parte dove si parla degli sport jugglers e di come la clava nel 32 in Inghilterra fosse diventata uno strumento ginico. E se sei un giocoliere, un artista di strada o hai visto tanti spettacoli di teatro di strada, sicuramente non puoi non riconoscere questo esercizio dei Mogadors degli anni 20. Quando poi due di loro cominciavano a incrociare le clave, il comico sbadato, leggendo il giornale e fumando il sigaro, finiva per trovarsi sulla linea di tiro per perdere il giornale e il sigaro colpiti dalle clave. Chi non l'ha fatto, eh? Racconto ovviamente di Bobby May, il giocoliere più famoso americano dell'epoca, e dei suoi esercizi più famosi come l'accensione simultanea di fiammifero e sigaretta in volo. All'interno troverete anche una mini biografia del mitico Enrico Rastelli. Verso la fine si parla del XX secolo, della famiglia Bramson, Francis Brun, e nel finale giocolieri contemporanei come Gatto, Ignatov, Michael Munchen, la nascita del Cirque du Soleil degli anni Ottanta. Insomma, un libro che non potete perdere. Grazie, ciao!